Ottava giornata del campionato Fiat delle edizioni automobili di automobili italiane dei tornei Skies. Di fronte si trovano i Solar Gaia in arancione, ora in possesso palla, e i grigio bianchi dei Catenacciari. Entrambe le squadre, ferma la palla. Entrambe le squadre momentaneamente sono in quattro uomini per equilibrare la situazione momentanea di inferiorità numerica da parte della squadra dei Catenacciari, che si schierano in campo con Ruggero, eccezionalmente tre pali, Gallinaro, Avolio e Esposito a completare per il momento i quattro titolari. Per quanto riguarda invece gli arancioni, ci sono Remi, Rezzuto, Maiello L e Maiello D. In panchina ci sono Bacio, Buiano, Barbato e Ciullo. C'è il fallo laterale, l'arbitro rettifica la battuta. Ricordiamo che i Solar Gaia sono a 4 punti dalle inseguitrici, inseguitrici di cui fanno parte anche gli uomini di Peppe Bacio in arancione, che sono a 10. Insieme a loro, vado a memoria, ci sono Tettenham, Crypto Team e Sky Jumpers. Crypto Team e Sky Jumpers che giocheranno alle 10, mentre Tettenham se la vedrà contro i Gladiatori. Intanto scontro fisico tra Maiello e Gallinaro. Occhio a Rezzuto che sbaglia un rigore, neanche in movimento, sbaglia letteralmente un rigore. E c'è quindi la rimessa dal fondo. Quando sei pronto, io dico, quando hai un po' di... Ok. Gallinaro evita il fallo laterale. Vede sulla linea Esposito che non riesce ad evitare il fallo laterale a favore degli avversari, pertanto si ricomincia con il possesso palla degli arancioni. Remi si sgancia dalla propria porta, quindi Maiello sbaglia anche lui. Occhio a Gallinaro che non riesce a mantenere il possesso del pallone. Occhio che mi sembra che stanno entrando i Catenacciari. Ecco, vediamo Basile, il time out a palla tua, caro Esposito. Occhio a Maiello, passaggio a sinistra per Rezzuto, il contrasto con Esposito. Occhio a Maiello che non riesce ad agganciare, e qui finalmente si equilibrano nuovamente le squadre con l'arrivo di Somma e di Basile. Gioco che riprende dopo il time out chiamato dalla squadra dei Catenacciari per sopperire a quella che era l'inferiorità numerica. Attenzione, palla che viene portata avanti da Ruggero. Ruggero mette in mezzo, grande stop difensivo da parte di Bacio. Maiello che prova a tenere il pallone nella propria area, subisce il fallo e guadagna di nuovo il possesso. Posizione in avanti, ottimo tiro da parte di Rezzuto, grande parata da parte di Somma che mette la palla in corner, ma c'è ancora un'occasione in offensiva per la squadra avversaria. Grande parata di Somma, aiutato anche un pochino da dal palo, lancia da parte di Ruggero, lascia scorrere Remi. Se ne è Maiello in gestione della palla per Rezzuto, allarga per l'altro Maiello, i due fratelli che giocano insieme nella stessa squadra. Impostazione di nuovo Ruggero. Attenzione, brutta palla persa da parte dei Catenacciari, ma ripartono da dietro senza fretta la squadra avversaria. Rezzuto prova il dribbling e poi la conclusione, palla che termina sul fondo, e si ripartirà quindi da Somma. Ruggero ancora in impostazione, allarga per Esposito. Palla che termina in out, rimessa ancora dei Catenacciari. Esposito batte vicino da Ruggero, palla ancora dei Catenacciari. Diamo posizione, l'uomo. Azione di Cerrone che prova anche il tiro, respinto da Remi che trova però il... La recinzione superiore, e quindi palla ai di nuovo ai Catenacciari con Cervone con la B, Avolio e Nato. Cervone, Solar Gaia,
Palla ora per i Solar Gaia che cercano l'impostazione dalla propria metà campo. Maiello che scambia con il fratello di nuovo sempre la propria metà campo per cercare spazi in fase offensiva. Scarico per Rezzuto. Rezzuto ottimo, prova il dribbling col palleggio e poi la conclusione di Maiello che termina però alta sopra il palo orizzontale e quindi si riparte da somma. Ruggero, attenzione, la progressione di Ruggero che però non trova il passaggio ma subisce fallo. Perciò occasione ghiotta per i catenacciari per cercare di creare qualcosa direttamente dalla metà campo offensiva. Parte il numero 21, grande parata, grande respinta da parte di Remi che poi riesce in qualche modo anche a tenere la palla e guadagnare la rimessa dal fondo. Maiello, battuta vicina per Rezzuto. Di nuovo Maiello ad impostare. Attenzione al contatto di gioco che vede Rezzuto a terra. Arbitro che fischia il fallo e palla quindi ai catenacciari. Gioco che sta per riprendere dopo l'interruzione per il fallo subito da Rezzuto, sembra ancora dolorante, anche se nulla di grave per il numero 10 dei Solar Gaia. Va Maiello, la battuta quasi dal centrocampo, va diretto in porta, grande parata di Somma che mette la palla in corner, ma c'è ancora un'occasione per i Solar Gaia Team. Il nuovo Maiello di prima e trova un altro corner. Lancio da parte di Ruggero che però non trova il compagno. Attenzione, brutta palla persa di Maiello in fase di costruzione. Una palla che in maniera fortunosa, più che fortunata, ritrova Piedi di Remi. Ruggero, attenzione, parte Ruggero. C'è il contatto ma l'arbitro non lo giudica falloso e quindi palla che ritornerà di nuovo tra le mani di Remi. Ben avanti con il rilancio, trova Rezzuto difende il pallone con il corpo, prova a girarsi, non addomestica bene il pallone, subisce un'altra botta, l'arbitro questa volta non giudica il contatto falloso. Ruggero prova la conclusione ma trova solo il fondo, quindi si ripartirà di nuovo da Remi. Bacio. Esposito, Gallinaro. Maiello trova Rezzuto sulla linea di fondo, va la conclusione. Ci sono discussioni su contatto meno da parte del portiere Somma, alla fine l'arbitro non assegna il calcio d'angolo ma assegna la rimessa laterale per la squadra dei catenacciari. Giovane batte vicino per Gallinaro. Rezzuto trova un buono spazio per Maiello che però non riesce a proseguire in avanti e ritorna quindi dal compagno. Maiello ancora, ottima la palla, l'imbucata per Rezzuto. Poi Bacio non riesce ad addomesticare il pallone e ritorna di nuovo da Remi. Rezzuto ubriaca la difesa. Rezzuto prova la conclusione con il sinistro, palla che rimane lì. Ancora Bacio, ancora respinta da parte della difesa avversaria e poi Maiello non riesce ad agganciare il pallone nonostante il gesto un po' acrobatico, quasi in spaccata, ma niente da fare. Ma giocano, brutto errore da parte di Avolio. Ci sto.
Gallinaro prova la battuta veloce, palla ben deviata da parte di Rezzuto, quindi si ripartirà con la rimessa laterale dall'altra parte del campo con Ruggero, batte veloce di nuovo per Gallinaro, Gallinaro prova a fare tutto da solo, va anche col destro, palla che termina alta sopra la traversa, non impensierisce Remi, che quindi può ripartire. Palla giocata ancora dietro da parte dei Solar Gaia. Maiello vuole provare e trovare gli spazi per il lancio, ma trova poi Rezzuto che tenta ancora il dribbling. Si affida a Bacio che viene fermato da parte di Esposito. Guano larga per Remi, attenzione, si spinge in avanti il portiere avversario, grande gol da parte del portiere Remi, cose che non si vedono certamente in tutte le partite, ma che sicuramente stupiscono. Grande gol tra l'altro del portiere numero 13. Quindi 1-0 Solar Gaia. Palla Ruggero. Prova il tunnel che non riesce Barbato. Riescono comunque a guadagnare un corner la squadra dei Catenacciari, che ripartono di nuovo da Ruggero che batte forte e teso al centro. Palla respinta. Sfera tra i piedi di Somma. Ora a volio. Attenzione, palla giocata male, brutto errore in fase di costruzione da parte di Avolio che non trova Basile. Quindi ripartiranno di nuovo i Solar Gaia. Palla in impostazione con il solito Maiello. Trama che ormai abbiamo visto abbastanza fino ad ora. Scambi continui, veloci tra Barbato e Maiello. Barbato che prova a guadagnare campo. Si ritorna da Maiello che perde il pallone, ma non riesce a gestirla Cervone. Ah, con la B. Buono l'intervento da parte di Remi che lancia Bacio, prova anche la conclusione di prima, ha defilato sulla linea laterale di destra, ma trova la buona respinta da parte di Somma, quindi si ripartirà di nuovo col corner. Così non ti stanchi. Palla di nuovo che passa da Remi e poi arriva a Maiello che prova anche un diagonale raso terra che non trova però la porta e non sorprende Somma. Palla tra i piedi di Basile, prova un 1-2 con Ruggero, però lo scambio non termina grazie anche all'incursione difensiva da parte di Barbato, che quindi consente ai suoi di recuperare palla, anche in una posizione piuttosto vantaggiosa per la manovra offensiva. Di nuovo palla a Remi, scarica Puiano per Maiello. Ancora scambi tra i tre terminali difensivi, compreso il portiere. Remi che ancora si inserisce in avanti, trova Bacio, guardato grande 1-2. Palo di Bacio e poi la ribattuta che non riesce a Barbato, che non trova la porta. Clamoroso errore che costa il raddoppio ai Solar Gaia. Perciò scende in fase offensiva a Volio che trova Ruggero prova a rimettere la palla in mezzo, ritrova dall'altra parte Cervone. Avolio combatte con Maiello e alla fine però è sfortunato e non riesce ad ottenere il possesso del pallone. Gioco perciò che riparte dai piedi di Maiello ancora una volta. Remi rischia ma riesce comunque a riconquistare palla. Alla battuta Buiano. Trama lunga, attenzione. Prova la magia quasi in sombrero Bacio per Maiello. Arbitro che giudica falloso il contatto di Bacio su Ruggero, quindi si ripartirà con una punizione nella metà campo avversaria per i Catenacciari. Sulla battuta Esposito. Parte Esposito col destro,
palo. Ruggero. Maiello. Attenzione, scende con il pallone Maiello, trova Bacio che allarga dall'altra parte per Barbato. Barbato che va al tiro murato da Avolio, ma clamorosa l'occasione avuta prima dai catenacciari grazie alla grande punizione battuta da Ruggero, che ha trovato il palo destro, aveva praticamente già battuto e battezzato Remi. Palo ancora in avanti, azione attacco che non si concretizza e quindi si può ripartire da Somma. Lancio di Somma a trovare proprio Ruggero, di nuovo che lotta sul pallone. Però Ruggero ha l'opportunità di avanzare e prendere campo. Allarga dall'altra parte per Avolio che non riesce a controllare il pallone, quindi palla che ritorna di nuovo al Solar Gaia Team. Risultato ancora sul punteggio di 1-0. Bacio attacca con la suola tra l'altro per Barbato, Barbato che scivola sul terreno di gioco sicuramente non ottimale date le condizioni atmosferiche piuttosto proibitive per giocate di equilibrio del genere. Maiello muove il pallone in attesa di spazi, palla che torna a Remi. Remi che prova a servire di nuovo Maiello, i due non si capiscono e quindi la palla che ritorna di nuovo ai catenacciari con Ruggero che scarica la botta, grande parata di Remi. Bacio, ottima sponda quasi da falso 9 potremmo dire. Buiano, attenzione, porta il pallone avanti Buiano, vede Barbato che la difende con il corpo, ancora Barbato sulla linea dell'out. Riesce a guadagnare la rimessa laterale e quindi ancora possesso per il Solar Gaia. Buiano va con la conclusione, palla che rimane lì, Avolio va con lo scavetto, supera Remi e pareggia i conti. 1-1, tutto da rifare per il Solar Gaia Team che perde il vantaggio per un grande sbarione difensivo, o meglio offensivo, ma compiuto dal difensore, cioè Buiano, che perde il pallone e Avolio riesce a convertire l'errore in gol e pareggiare quindi il risultato. Tanto ci sono i cambi, sono entrati Ciullo e Rezzuto se non sbaglio. Sì. Conclusione di prima con l'interno da parte di Maiello che trova però l'incrocio esterno, palla infatti che si blocca tra i due pali bianchi. Ciullo prova a portare palla, avanza Ciullo, si crea spazio, va anche per la conclusione che trova però la parte esterna della rete e comunque entra presentandosi molto bene a questa partita, cercando subito di entrare nei ritmi. Non si capiscono molto bene Ruggero e Cerbone, palla che alla fine comunque rimane in possesso dei catenacciari nonostante il forte pressing da parte del Solar Gaia Team. Palla che comunque ricomincia dalla metà campo dei catenacciari. Maiello con un intervento non giudicato falloso da parte dell'arbitro. Ancora possesso per i catenacciari, Maiello gioca la palla a centrocampo, torna dietro, poi l'arbitro fischia un fallo su Maiello da parte di Avolio, quindi di nuovo un'altra occasione per il Solar Gaia Team di guadagnare campo o forse andare in porta. Vedremo come gestiranno questa palla inattiva. Rezzuto sul pallone, quindi è molto probabile che vedremo una conclusione diretta verso la porta di Somma. Va Rezzuto col destro murato da parte di Avolio, quindi tutto da rifare. Si ricomincia da Remi. Remi che trova con l'imbucata centrale Ciullo che non riesce a controllare il pallone, perciò Ruggero serve Avolio sulla sinistra, intervento difensivo che devia il pallone di Maiello e concede quindi il corner alla squadra dei catenacciari.
va la battuta a Avolio, cerca qualche movimento all'interno dell'area, forse da parte di Ruggero, non si capiscono i due. La salva comunque Basile, regalando però palla ai avversari. Grande scavetto da parte di Buiano per Rezzuto, che non controlla al meglio il pallone. Ruggero riesce ad uscire bene dalla pressione avversaria, con Basile che però non trasforma il passaggio, l'imbucata per Cerbone. Quindi si riparte sempre dal solito Maiello. Ciulio aveva spostato bene il pallone per cercare l'imbucata di Rezzuto, ma Ciulio, cazzo, schizzava proprio. Ciulio, Maiello prova un'imbucata per Rezzuto, somma in parata molto plastica, blocca il pallone e fa ricominciare i suoi. Basile trova Cerbone, molto schiacciati nella propria metà campo i catenacciari, a rendere fede a quello che è il nome della squadra. Somma ancora per Basile. Ruggero anticipato da Maiello, e quindi catenacciari che possono ripartire da un fallo laterale. Nel frattempo c'è un time out, c'è un cambio, Cerbone lascia il posto a Gallinaro. Basile non fa in tempo a battere il fallo laterale, quindi palla che passa al Solar Gaia Team con Rezzuto, che dopo il passaggio di Buiano prova ad andare in porta, un po' di rimpalli e pallone che termina tra le mani di Somma. Ora Avolio fallisce il tentativo di servire Gallinaro, e quindi Maiello in ripartenza. Scambi molto veloci, ritmi alti tra le due squadre. Maiello non riesce con un tocco veloce di prima verso il pallone. Attenzione a Gallinaro, che ha provato la conclusione di prima dalla fascia destra, ma la palla termina comunque non molto lontana dalla rete di Remi, ma che non riesce comunque a imperserire. Attenzione, gioco duro da parte di Ruggero su Buiano, ma Remi riesce ad addomesticare il pallone. In questo momento sembrano attaccare di più, trovare più spunti offensivi, trovare più la porta i catenacciari, ma attenzione subito a questi lanci con Maiello che serve Rezzuto, che con il sinistro finalizza il diagonale e manda in vantaggio il Solar Gaia Team alla fine del primo tempo. Gioco che è sul punto di riprendere, con le due squadre che tornano di nuovo a disporsi in campo. Palla ai Solar Gaia Team con Rezzuto, che parte subito con una conclusione murata da Gallinaro, poi una ribattuta che però non trova la porta, sempre dalla parte dello stesso Rezzuto, quindi pallone che ripartirà da Somma. Volio allarga per Basile, ancora scambi difensivi che comprendono l'estremo difensore. Attenzione, pressing asfissiante da parte del Solar Gaia Team, che infatti con Rezzuto aveva rischiato di recuperare palla in posizione anche molto avanzata, con attenzione adesso con Ruggero che aveva servito Gallinaro, che però davanti allo specchio ha volato la palla troppo a destra. Lancio di Rezzuto che non trova la corsa di Maiello, quindi palla di nuovo ai catenacciari. Ruggero danza sul pallone in cerca di spazi, trova il lancio per Avolio. Avolio controlla con il sinistro, aspetta, cerca di trovare tempo e spazio per la conclusione, va col destro, grande parata da parte di Remi, che in questo momento sembra davvero salvare il risultato in quello che sembra essere il momento migliore per la squadra dei catenacciari in questa partita. Duello duro sul pallone da parte di Ruggero con Maiello, fallo da parte di Maiello, quindi ripartirà tutto con una punizione in posizione anche a quanto pericolosa per i catenacciari, una chiara occasione da gol
per la squadra di colore bianco. Gallinaro sul pallone, che prova con il suo destro ad aggirare la barriera di due uomini composta da Rezzuto e Barbato. Attenzione, va Gallinaro con il sinistro, prova il raso terra, Remi riesce a respingere, ma palla ancora ai catenacciari. Gallinaro murato da Barbato, possesso che però non cambia, rimane della squadra dei catenacciari. Ancora con Gallinaro, prova la conclusione, murato da Maiello. Palla ora al Zara Gaia Team, Rezzuto danza sulla linea del fallo laterale, Barbato torna indietro, di nuovo in postazione di Maiello. L'altro Maiello che trova un passaggio fantastico con l'esterno per Rezzuto, complice la brutta uscita difensiva da parte di Avolio, ma la palla termina sopra la traversa e quindi si riparte da somma con la squadra che va subito in transizione con Avolio, che prova il suggerimento in verticale per Gallinaro. Maiello chiude tutto. Somma, passaggio molto rischioso per Basile che perde palla, i due non si intendono bene. Bravissimo Ruggero a recuperare il pallone, trova Avolio che può scaricare sulla linea mediana per nuovo per Ruggero che va col destro, palla che termina alle stelle e quindi possesso che ritorna tra le mani di Remi e di conseguenza al Solar Gaia Team. Maiello sempre in postazione, chiama i suoi vicino. Palla che va a Rezzuto, di nuovo a Remi. Remi trova Barbato, ottima la sponda. Maiello ancora per Rezzuto, Rezzuto si sposta con la suola, va in porta, insomma grande parata, grande riflesso a mettere la palla in calcio d'angolo. Maiello libero sul sinistro ma non pensa alla conclusione. Allora Remi, palla a Maiello, serve Barbato che perde il controllo del pallone, ora va con si avventa con uno scatto Gallinaro, va, prova anche la conclusione di prima in mezzo al traffico, potremmo definire disturbato da due difensori, ma tutto da dimenticare. Scambi di gioco alquanto fallaci al momento da parte di entrambe le squadre. Prima azione concreta da notare è sicuramente il tiro che precedentemente Rezzuto ha compiuto per pensierire, insomma, trovando la deviazione in corner. Basile va dalla rimessa laterale, prova il suggerimento per Ruggero che non riesce, quindi Rezzuto va con il palleggio forse con una gamba un po' alta, ma comportamento giudicato regolare da parte del direttore di gara. Ora palla ai catenacciari, va a Volio con la volée di destro, pallone che termina alto sopra la traversa e quindi di nuovo Remi. Scambio, Maiello cerca di sfuggire alla pressione di Gallinaro, scambia la squadra dei Solar Gaia, male, perdono il pallone e non riescono a riconquistarlo grazie ad un tacco un po' esuberante da parte di Avolio. Ottima giocata di Rezzuto, mette in mezzo, allontana Ruggero, poi arriva la ribattuta da parte di Maiello, palla che viene deviata in fallo laterale. Remi va con la punta, pallone che termina fuori, cercava la doppietta personale il portiere della squadra del Solar Gaia Team, sarebbe stato sicuramente un episodio singolare. Gallinaro prova a fare tutto da solo, marcato da Maiello e Rezzuto. Bloccata la progressione dell'attaccante dei catenacciari. Avolio controlla il pallone in qualche modo, pur subendo la pressione di Maiello, riesce comunque a rimediare una rimessa laterale. Male battuta la rimessa da parte di Avolio che non trova Gallinaro. Serie di batti e ribatti tra Gallinaro e Basile e qui
Quindi palla che finisce di nuovo tra i piedi del Solar Gaia Team. Maiello che trova l'imbucata sotto le gambe di Ruggero, ma riesce a guadagnare al massimo una rimessa laterale. Se non la rimessa battuta male, Ruggero si fa sentire con la pressione su Maiello. Riconquista perciò un pallone con Gallinaro che spara il destro, raso terra, che però non impensierisce in alcun modo Remi. Per questo si ripartirà di nuovo dal fondo. Maiello, attenzione, brutto errore. Serie di errori da parte di entrambe le squadre. Prima di Gallinaro, poi... prima di Maiello, poi da parte di Gallinaro. Ora time out, chiamato dalla squadra dei Catenacciari. Quindi il gioco si interrompe. Guarda che tornano in campo dopo il time out, rimessa dei Catenacciari. Batteranno nella prima metà campo. La voglio, serve Ruggero. Ruggero serve di nuovo a Volio, scambio tra i due lati del campo, quasi come se volessimo interpretare come dei veri e propri cambi di gioco, nonostante le dimensioni comunque minute rispetto ad un campo regolamentare. Scende a Volio con il pallone, prova ad andare in mezzo, fallo di mano da parte di Cerbone, ammonito da parte del direttore di gara. Ora si ripartirà con non Remi ma Maiello, che addirittura anticipa la battuta di Remi, ma l'arbitro la giudica irregolare, quindi si ripartirà dal portiere. Salvo interpretazioni differenti da parte della squadra dei Solar Gaia Team. Provano un lancio, Remi va da Maiello, somma blocca quasi come se fosse un vero e proprio porta a porta. Maiello prova leggermente in avanti per Ciulio. Altra incursione offensiva da parte dei Catenacciari, bloccata di nuovo da Maiello, che torna quindi da Remi. Ciullo, ottimo con l'apertura da parte nei pressi di Rezzuto. Avolio, bene per Esposito, però non riesce a controllare il pallone. Allora ancora Ciullo prova a battere Somma, che si fa grande di fronte al pallone, la blocca. Grande respinta ora da parte di Esposito. Ciullo, serve Rezzuto che cade in aria, contatto giudicato regolare da parte del direttore di gara. Ruggero anticipato dall'entrata di Maiello, quindi palla che verrà battuta dal lato, anzi dal corner, sempre dallo stesso Ruggero, ovviamente in aria di Cerbone ed Esposito. Loop di corner che si ripete. Ruggero vede Avolio al limite dell'area, l'arbitro non chiama nessun contatto falloso. Rezzuto va con il destro, pallone che termina appena al lato del palo di Somma, quindi occasione ghiotta da parte dei Solar Gaia Team di allungare il proprio vantaggio. Adesso incursione offensiva da parte di Ruggero, che non premia però lo sforzo da parte del numero 8. Maiello prova a vedere l'incursione dell'altro Maiello, ma viene bloccato dall'intervento di Ruggero. Remi segue, trova Maiello sulla fascia, combatte Maiello, usa il fisico per difendere il pallone. Cerbone blocca la girata da parte del numero 33. Maiello di prima sullo scarico da parte di Rezzuto, batte Somma e porta il punteggio sul 3-1. Allunga quindi il Solar Gaia Team 3-1. Che segnato? 3-1, vero? Non 2-1. Che segnato? Scusa, Remi e poi.
Teniamoci quei palli. Non voglio farle studi. Uno, grazie. Arbitro, 2-1, 3-1. Anche due. Uno. Posizione pericolosa per i catenacciari che cercano la porta inizialmente con Gallinaro, che poi serve Ruggero. Si muove sulla fascia destra, trova la respinta di Buiano, che favorisce però la rimessa laterale per la squadra avversaria. Ora Gallinaro mette in mezzo, trova Ruggero dall'altra parte. Ruggero si muove, va Esposito con il piattone. La mano così, bravissimo. Fai un po' di filo in più. Bravo, non ti. Bravissimo. Remi trova Ciullo. Bravo con l'esterno a servire Maiello. Prova ad andare di prima. Non è che termina alto. Arrivano i paragoni dalla panchina, un po' esuberanti. Recupera palla Ciullo, allunga il filtrante per Bacio e quindi consente avversario di ripartire. Attenzione, Bacio si fa trovare lì pronto in attacco. Ciullo, attenzione, prova a dribblare. Bravissimo Esposito a bloccare il pallone e servire subito Gallinaro danza sul pallone, si muove con il sinistro. Palla che finisce alta e quindi si riparte di nuovo da Remi. Maiello, postazione per Ciullo. Anticipa Ruggero, arriva a sostegno Gallinaro, di nuovo Ruggero. Ruggero danza sul pallone, dribbla a Bacio. Gallinaro ha provato una magia per trovare Esposito. Maiello sbaglia il retropassaggio e quindi Cerbone approfitta subito della palla persa da parte del Zadar Gaia Team per accorciare il vantaggio a 3-2. Partita che quindi si deciderà nei minuti caldi finali. Maiello con la battuta corta prova l'altro Maiello ad andare in porta, pallone che termina alto, quindi nuova palla a somma. Ruggero trova Gallinaro prova un'imbucata verso Cerbone, pallone ben difeso da parte di Maiello e quindi di nuovo Remi. Maiello, Buiano, scambi veloci per Maiello, pallone non controllato bene, quindi palla ai catenacciari. Ruggero perde il controllo del pallone, va Barbato che lotta. Bravissimo Ruggero a recuperare, fallo di Maiello, quindi pallone che ritorna tra i piedi di Ruggero per battere la punizione. Naturalmente verrà battuta corta, infatti così è, palla a Gallinaro, incursione, non riesce, allora Maiello sposta con la suola e poi tira di punta. Si era allungato troppo il pallone, il numero 33 non era riuscito più a servire Barbato, però ora palla a Buiano dopo la rimessa laterale. Nuovo scambio con Maiello che va al volo con il piattone, insomma blocca senza problemi. Gennaro prova il suggerimento con l'esterno, pallone che rimane lì, e poi torna di nuovo da Remi, ora Buiano avanza con il pallone. Quindi Maiello. Ancora fallo laterale per i Solar Gaia Team. Remi subisce la pressione da parte di Cerbone. Remi, attenzione. Portiere fuori dei pali, va Gallinaro. Ottimo stop difensivo da parte di Maiello a salvare la porta dei suoi, perché Remi era fuori dai pali. Non è per il Solar Gaia Team dopo un po' di polemiche sull'assegnazione della rimessa laterale. Maiello, invocata per Barbato, va anche alla conclusione, ma insomma è bravo a bloccare tra le gambe. Quindi Gallinaro. Brava l'invocata per Cerbone, pallone che termina però fallo laterale dall'altra parte. Si parte quindi da Buiano.
batte vicino per Maiello, ancora Buiano, Remi, Maiello, Buiano, triangolo difensivo che sembra rompersi in caso di incursioni, come in questo caso con Maiello che parte, arriva nell'area offensiva. Buiano vede inizialmente il movimento di Rezzuto, poi cambia idea per il lancio. La Remi, Buiano, sfruttano la presenza dell'uomo in più con il portiere Remi che esce, trova il filtrante, grande sponda da parte di Rezzuto. Maiello che riserva in area Rezzuto, Rezzuto che subisce un colpo ma regolare secondo l'arbitro. Allora Maiello, palla al Stellar Gaia Team dopo il contrasto tra Barbato e Ruggero. Rezzuto, Rezzuto danza sul pallone, si difende dalla pressione di Ruggero, va a terra ed è fallo per il Stellar Gaia Team che guadagna una punizione da posizione molto vantaggiosa per il piede di Rezzuto. Anche Maiello sul pallone, vedremo chi dei due si avventerà. Va Maiello, dopo un po' di discussione con il suo compagno di squadra, l'arbitro aggiusta la posizione del pallone, parte Maiello, Maiello, attenzione, va col destro, somma, grande respinta e ora può ripartire in contropiede la squadra dei Catenacciari con Ruggero, Ruggero prestato da tre uomini, riconquista palla il Solar Gaia Team, bravo Maiello nel disimpegno per Buiano, Buiano che si affida ora a Remi, Remi sposta palla, grande lancio nei confronti di Maiello, ma insomma riesce ad anticipare. Allora Gallinaro, Gallinaro si muove sulla fascia, pallone che termina nell'out e quindi palla a Barbato, poi di nuovo Remi che non riesce a trovare l'imbucata, cambi nella squadra dei Catenacciari, entra Avolio, e anche Basile. Vengono saldi quelli che sono i pilastri della squadra, vale a dire a Ruggero e Gallinaro. Punizione pericolosa in favore dei Catenacciari. Discutono sul pallone Basile e Avolio, sembra andare Avolio, lo para con il destro per trovare la porta. Avolio, Avolio, si allunga il pallone, Avolio va ancora, trova solo la recinzione esterna, non la rete. Cambio anche nel Stellar Gaia Team con Barbato che lascia posto a Ciullo, eccolo qui, con il possesso del pallone che prova subito uno scarico nei confronti di Buiano, non è che termina in out. Rezzuto, Rezzuto difende il pallone col corpo dalla pressione di Basile, trova l'incursione da parte di Ciullo anticipato da Avolio e quindi palla in fallo laterale, la posizione però nettamente favorevole per il Stellar Gaia Team. Buiano va alla conclusione, murata da Avolio, prova poi a servire la velocità di Ruggero che riesce anche a superare inizialmente Buiano, ma sulla conclusione niente da fare, quindi si riparte da Remi con il rilancio nei confronti di Rezzuto. Rezzuto stop il pallone sulla linea del fuorigioco, prova una magia, un sombrero con il palleggio sulla testa, scarica poi per Ciullo, Ciullo, Ciullo prova a rimettere in mezzo per Rezzuto, somma, intervento determinante per il risultato che rimane ancora aperto. Attenzione ora, contropiede con Ruggero, isolato, danza contro Remi, palo da parte del numero 8 che si divora un'occasione clamorosa di pareggio per la propria squadra. Ma che occasioni da entrambe le parti, prima con la grande parata di Somma, poi con l'errore a porta vuota di Ruggero. Aveva fatto tutto bene il numero 8. Sbaglia poi la parte finale sotto porta. Ciullo scambia bene con Buiano che però non riesce ad agganciare il pallone. Allora Ruggero
inventa uno scavino per Avolio. Avolio sulla pressione di due uomini, sulla butta avanti pallone. Arbitro che avvisa 2 minuti alla fine della partita. Vedremo se i catenacciari proveranno a spostarsi in avanti per trovare un arrembaggio finale alla porta. Ora palla che viene persa con un brutto lancio da parte di Basile, e quindi sono l'Argaia Team che può riconquistare il possesso del pallone. Cercheranno di giocarla sicuramente in difesa. Attenzione, brutta palla persa da Buiano. Remi bravo nel gestire il possesso. Palla a Maiello. Palla a Maiello. Palla di nuovo a Remi. Remi, lancio lungo. Trova forse la corsa di Rezzuto, cosa che non si concretizza. Quindi ora palla a Basile. Avolio. Fischiato un fallo contro il Sorgaia Team nella propria metà campo, e quindi altra palla pericolosa da parte per i catenacciari. Va Gallinaro. Vedremo se proverà ad andare in porta per decidere la sfida, e quindi provare a mandarla in un pareggio. A Gallinaro, palla ribattuta. Basile subisce la pressione avversaria. Maiello con un intervento falloso regala di nuovo il pallone ai catenacciari. Ruggero stoppa la palla in maniera un po' artificiosa, ma riesce comunque a mantenere il possesso. Cade ora su Maiello. Rimessa ancora dei catenacciari. È un assalto in questi minuti finali. Serie di rimpalli che comunque non cambiano quello che è il risultato finale. Rimessa che non porta praticamente a nulla. Fischio finale, e quindi il Sall'Argaia Team vince con il punteggio di 3-2 dopo una sfida davvero avvincente. Decisiva la rete sorprendente del portiere Remi, che apre le danze, ma risulta essere anche una rete, per quanto inusuale, decisiva per i Sall'Argaia Team, che batte quindi i catenacciari con il punteggio di 3-2. Siamo con i due volti della squadra vincitrice di stasera del Sall'Argaia Team, Bacio e Buiano, entrambi che sono riusciti a modo loro a fare la differenza, anche con un minutaggio diremo limitato dovuto ai tanti cambi. Ma quanto è stata dura questa partita combattuta fino all'ultimo con gli avversari che vi hanno impensierito nel finale, rischiando anche di rimontare la partita. Buonasera a tutti. Buonasera. Una squadra tosta ce l'abbiamo fatta anche questa volta, 3-2 al limite, una grande roccia in difesa, il mio palo poteva fare la differenza. Questo è il portiere nostro fortissimo. Lascio la parola al grande difensore. Sì, la differenza atletica si è vista all'ultimo, infatti ci hanno bombardato in porta, però fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa. Sono visti alcuni battibecchi tra Rezzuto e Maiello al momento della punizione qui nei minuti finali. Tutto ok? Era sì, semplice. Sì, tutto ok. Ognuno vuole fare per strafare, ma alla fine ci abbracciamo e andiamo a mangiare lo stesso. Importante aver vinto e ci siamo divertiti. Quanto è stato determinante Remi sia tra i pali sia fuori, visto che è stata sua la rete che poi ha deciso il match all'inizio? Un portiere che ha 3 gol. Ok, perfetto, grazie mille, complimenti per la vittoria. Buonasera, complimenti a tutti.